Vicenza trova la terza vittoria esterna del campionato, ma ahimè, si arriva all'appuntamento con la Fiorentina. C'è il pubblico delle grandi occasioni, serata in diretta televisiva con Borriello ad arbitrare, giornata di quelle storte per i biancorossi, nonostante il buon avvio di Otero che impegna Toldo. Guidolin ha cambiato formazione rispetto alle ultime esibizioni dei biancorossi, ma c'è un Fiorentina scatenata. Canals non riesce a contenere la furia di Oliveira, che giustizia Brivio sul primo palo. Sono trascorsi appena 7 minuti del primo tempo. La serataccia prosegue, lo capisce anche Brivio, che si oppone a Batistuta. Guidolin, preoccupato, cerca di dare consigli ai suoi, ma non serve. Al 43esimo, clamorosa serie di errori. Se ne va ancora Oliveira, palla per Gabriel. Batistuta, destro, vincente, fulminato Brivio, 2-0. Inizio di ripresa, aggancia Oliveira, forse in fuorigioco, è tutto regolare, dice l'arbitro, e palla che si insacca, 3-0. Il quarto gol arriva su questa incursione centrale di Michele Serena, nulla da fare per l'estremo difensore vicentino. La serata da incubo viene conclusa dalla sventola di Schwarz ed è il quinto gol dei Viola. Nonostante tutto, il pubblico festeggia in gradinata, ma nel finale c'è un po' di gloria almeno per un giocatore dei biancorossi. Si tratta di Di Napoli, che prima manda la palla dopo una giocata circense a colpire la traversa, e un minuto più tardi, precisamente al 36esimo della ripresa, con un fantastico calcio di punizione porta il risultato sul 5-1, un gol che è della bandiera ma non salva la faccia ai biancorossi. A fine partita Francesco Guidolin difende la squadra e si assume la responsabilità della clamorosa debacle. Prima di tutto la gara l'ho sbagliata io, l'ho preparata in un certo modo, ho esercitato, ho provato alcuni atteggiamenti di squadra durante la settimana, probabilmente i messaggi non sono passati nel modo giusto, e se non sono passati nel modo giusto vuol dire che la colpa è del tecnico.